grazie all'articolo 231,1 del decreto legge 19 maggio del 2020 numero 34, l'Istituto Superiore, l'Istituto Alberghiero Maiorana di Bari ha ricevuto un fondo, ha ricevuto dei soldi pubblici pari a 160.931,78 e questo ci fa enormemente piacere. Ciò che invece a molti non fa piacere è una cosa che secondo qualcuno, tant'è che è stato inviato anche un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, qualcosa che sarebbe stata fatta a umma umma. Una parte cospicua di queste risorse è stata investita per l'acquisto di un autobus da 57 posti, tra l'altro Euro 4. La determina dirigenziale della preside Petruzzelli è quella del 39-2020, la 13-30, con cui la scuola investe 101.931,78 euro per l'acquisto di questo autobus. Non fosse che 5 giorni prima il Consiglio d'Istituto ha rideterminato la disponibilità finanziaria per l'acquisto di questo autobus, parametrandola a 82.960 euro, quasi 20.000 euro in meno. In tutto questo trambusto ci sarebbe anche un decreto commissariale, perché nel frattempo la scuola non era ancora dotata del consiglio d'istituto, che avrebbe in realtà detto che quel pullman sarebbe potuto costare 68.000 euro e quindi si sarebbe potuto spendere quella cifra. Cosa sa di questo autobus comprato dalla scuola? Lei è un insegnante? Ma qual è allora il problema? Il problema è che nella determina dirigenziale la preside Petruzzelli appunto cita il comma 1 dell'articolo 231 del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34. Ebbene, secondo quello stesso articolo, misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività didattiche 2021. È per questo che quei soldi sarebbero dovuti essere usati. Ma allora, il pullman che ci azzecca? Per intenderci, quei soldi dovevano essere usati in periodo di Covid per la didattica a distanza, piuttosto che per potenziare le protezioni del personale scolastico o magari l'installazione di aereatori per riuscire a purificare, a sanificare meglio l'aria all'interno della struttura. E invece è stato deciso di acquistare questo autobus. Ciò che ci spaventa di questa vicenda è il silenzio che la sta avvolgendo, anche perché non è stato chiesto solo un parere alla Procura della Repubblica o alla Corte dei Conti, ma è stato informato anche il provveditorato, sia regionale che territoriale. Né la preside né le autorità coinvolte hanno detto nulla. E invece su questa storia, essendo soldi pubblici, qualcuno dovrà dire necessariamente qualcosa. Lo stesso silenzio che si sente all'interno dell'area recintata dell'Istituto Maiorana, perché i pullman, sì, sono tre, i pullman hanno età diverse, probabilmente almeno uno sarebbe da rottamare, non funzionano, non vengono messi in moto. Forse qualche volta, per capire se ancora si accendono, viene girata la chiave nel quadro, ma forse niente di più. Ebbene, ma perché allora è stato acquistato questo pullman da 57 posti? Quanti soldi sono stati spesi? 101.000 euro? 82.000 euro? 68.000 euro? E chi è questo operatore di Cellammare da cui si è comprato il pullman? Sarà vero che si tratta di un'agenzia di viaggi? E perché acquistare un pullman da un'agenzia di viaggi? E poi domanda delle domande. Noi ci siamo messi a smanettare su internet, benedetto Google, e facendo una personalissima indagine di mercato abbiamo scoperto, udite udite, che lo stesso autobus, tra l'altro Euro 4, ve lo ricordiamo, Euro 4 a breve non potrà neanche più circolare, forse già non può più circolare, si poteva acquistare, lo volete sapere, almeno alla metà, cioè almeno alla metà di quei 68.000 euro che non sappiamo, di quel decreto commissariale. Cioè, è una storia ingarbugliata.
si comunica che l'accesso all'istituto è consentito esclusivamente solo se muniti di idonea mascherina. Noi l'idonea mascherina ce l'abbiamo e quindi proviamo a chiedere alla preside Petruzzelli risposte in merito a questa questione. È possibile parlare con il DSGA, con la Petruzzelli, con una vicepreside, con qualcuno che possa in qualche maniera parlare con noi? In questo momento è impegnata in un corso la preside. La preside? Sì. E per quanto tempo ne avrà la preside? Fino a stasera tardi. Fino a stasera tardi, quindi sono corsi che... Ma è possibile che le faccia sapere che Antonio Lo Conte del Quotidiano Italiano vorrebbe interloquire? Lo so che lei mi segue. La conosciamo! Lo so che lei mi segue. Siccome sa, c'è questa storia del pullman, c'è questa storia di questo acquisto di questo pullman, che non sappiamo che cosa ne fa la scuola maiorana di questo pullman. Senta, queste sono cose... sì, per questo me deve dire lei, questi 101.000 euro, poi 82, poi 68, non si riesce a capire quanto è stato pagato intanto e l'utilizzo che ne fa. Non interveniamo. Ma si è mai mosso il pullman? Noi siamo collaboratori. Alzo le mani. Non si fa dire... No, lo so, dico, ma da quando l'hanno comprato? L'hanno mai messo in moto il pullman? Il pullman, sì. E che cosa ne hanno fatto? Cioè, che cosa... Il motore. Ah, riscaldare il motore, ora ho capito. Ah, vabbè. Non hanno mai portato... Non hanno mai portato nessuno in giro, vero? Non ti mettere in difficoltà. No, ma siamo collaboratori, potremmo trovare. Sono cose che magari i dirigenti possono rispondere. Perfetto. Perché non voglio mettermi in difficoltà, non voglio irrompere nella scuola. Ma può farmi avere una risposta formale dalla preside sul fatto che possa o meno voler parlare con me, anche alle 10 quando finisce il corso? Io sono disposto ad aspettare anche alle 10, alle 11, alle 12, quando finisce. L'unica cortesia in questo momento... E vado fuori dal cancello. Non la Però dico, vorrei semplicemente avere la conferma o meno di dover aspettarla o no, perché se lei mi dice che non vuole parlare con me... No, con me, ma la preside in questo momento non sa neanche della sua presenza. No, per quello dico, potrebbe ritornare con una risposta dalla preside se vuole parlare con Antonio Conte in Quotidiano Italiano. In questo momento il corso che sta facendo è un corso abbastanza serio, dunque non me la sento. Le cose sono anche lui, il pullman è serio. Lei se vuole, bisogna mettere in moto a riscaldare. Solo conto, per rispetto che le porti, se vuole io e non c'è il DSGA. Torneremo a chiedere colloquio alla preside, la informi che siamo passati. Grazie. Va bene, prego. Lo conto del quotidiano San. Del quotidiano italiano, ma lei ci conosce bene, lei ci conosce bene, vedrà che saprà chi siamo. Quotidiano italiano, no? Quotidiano italiano, sa chi siamo. Lello sta bene, anzi se quel pullman vi avanza lo diamo a Lello perché poi lo trasformiamo magari in autista, in conducente di autobus scolastico. Va bene, va Ciao. Bene. Arrivederci, buon lavoro, buon lavoro. Ciao. Tu cosa sai dei pullman parcheggiati lì? Dei pullman parcheggiati? Tu la patente dell'autobus ce l'hai? No. Ah. Ma là c'avevo la patente. Eh no, perché potevi venire all'Istituto Maiorana, magari riuscivano a collocarti all'interno, capito. No? Perché stanno cercando, c'hanno tre pullman e non sanno che cosa se ne devono fare. E come dobbiamo fare secondo te? Non la posso prendere la patente. Te l'hanno sequestrata. E neanche Umma Umma lo porteresti per noi? No. Anzi, tra di fare Palese, San Paolo Palese, mettiamo noi la parola. Magari. Niente, c'è il pullman piccolino. Lo so. Non sappiamo se cammina ancora il pullman piccolino, però potrebbe essere un niente. Che Telenor questo? Telenor? No. E tu non ce l'hai da parte. Lo so, vedi. Stavo pensando di cambiare mestiere e di fare io l'autista di pullman. Capito. Io ce l'ho e c'ho pure un sacco di punti. Manco quando facevi i punti del latte avevo tutti questi punti. Però non me lo, la preside non me lo vuole far guidare a me il pullman. Capito. Ma capito? Non lo dire, questa è una cosa. Vabbè. fallo tu. Non lo fa. Vabbè, ti lasciamo andare alla scuola guida, chissà, riesci, perché provaci, perché la presta sta cercando.